Ultimo weekend del mese di settembre, dal 26 al 28, dedicato all'ecologia e all'ambiente in tutto il territorio regionale con la manifestazione promossa da Lega Ambiente Puliamo il Mondo. Una delle più grandi e coinvolgenti manifestazioni di volontariato ambientale organizzata in collaborazione con Federparchi e Europark Italia, UPI e ANCI e con i patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, anche quest'anno come negli anni passati, aderisce alla campagna di volontariato ambientale nazionale organizzata da Lega Ambiente Campania, sostenendo fortemente l'iniziativa in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, con le associazioni di protezione ambientale e di volontariato, ma soprattutto con le scuole del territorio. Saranno distribuiti anche quest'anno agli alunni e ai gruppi di volontari oltre 2.500 kit di Lega Ambiente acquistati dal parco. Gli interventi riguarderanno la pulizia di sentieri e aree ricreative, fondali marini, spiagge e corsi d'acqua e boschi. Nel Vallo di Diano sono diversi i comuni che aderiranno all'iniziativa: Atena Lucana, Pertosa, Monte San Giacomo, Sassano, Sala Consilina, Sant'Arsenio e San Rufo. In questi ultimi due comuni, nello specifico, sabato 27 settembre, a San Rufo il comune aderirà alla manifestazione e vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie del paese. Alla giornata, che culminerà con l'iniziativa Pianta un albero, sarà presente tra gli altri il presidente di Legambiente Campania, Michele Buonuomo. A Sant'Arsenio la cittadina aderirà all'iniziativa nei giorni di sabato 27 e domenica 28. Appuntamento sabato alle ore 9 con la giornata ecologica, durante la quale verrà ripulita l'area sportiva e località difesa, mentre domenica, appuntamento sempre alle 9, per ripulire il sentiero del brigante Tittariello. All'iniziativa parteciperanno le scuole della cittadina.